dati ufficiali di YouTube evidenziano che la notizia.tv dal 12 giugno 2008 ad oggi ha totalizzato 1.861.764 visualizzazioni. Ci avviciniamo ai 2 milioni di visualizzazioni. Grazie a chi ci segue da ben 14 anni. Nasce a Francofonte la comunità energetica, ne parliamo con il sindaco di Francofonte, architetto Daniele Lentini. Ecco, una comunità energetica perché? A Francofonte abbiamo creato la prima comunità energetica nazionale. Che cosa è successo? Lo dico in poche battute. Degli investitori da fuori volevano realizzare un impianto fotovoltaico di circa 90 mega a Francofonte. Colloquiando con l'amministrazione abbiamo spiegato quali erano le nostre esigenze e l'impianto è diventato un impianto agrivoltaico. Cosa significa agrivoltaico? I pannelli saranno ad un'altezza media di 2,5 metri e sotto ci saranno 100 ettari che oggi è pietraia, mai coltivati, che saranno donati all'agricoltura. Questo è un fatto oggettivo immediato sull'agricoltura e ce n'è un altro ancora più eclatante. Il fatto è che la royalty che per legge dovrebbero versare al comune per fare delle opere pubbliche o royalty in denaro, noi l'abbiamo stornata e abbiamo indirizzato attraverso, come appunto quello che ha detto lei, la comunità energetica a tutti i produttori agricoli del territorio. Cosa succederà? Tutti i produttori agricoli del territorio che hanno un pozzo trivellato per l'emungimento dell'acqua destinata ad uso irriguo non pagheranno più bolletta elettrica a Francofonte. Tutti, nessuno escluso, perché abbiamo fatto un bando pubblico con l'acquisizione di circa 41 aziende. Ora lo riapriremo perché ce ne saranno state alcune che non hanno aderito e aderiranno ora. Quali saranno i vantaggi per gli agrumicoltori? Tutte le aziende agricole di Francofonte non pagheranno più bolletta elettrica. Perché? Perché il ricavato di questa royalty andrà a compensare energeticamente l'uso e comunque l'esigenza elettrica di energia di tutti i pozzi per l'emungimento dell'acqua ad uso irriguo. Quella che avanzerà nei mesi in cui non si faranno le cosiddette irrigazione, praticamente andrà ad uso dei pozzi comunali per l'emungimento invece dell'acqua potabile ed anche della pubblica illuminazione. Quali saranno gli effetti occupazionali? Questo porterà a una ricaduta occupazionale nell'immediatezza di 200 operai per la realizzazione e fissa per i prossimi 30 anni di circa 60-70 persone che lavoreranno in agricoltura e nella gestione dell'impianto fotovoltaico. Dati ufficiali di YouTube evidenziano che la notizia.tv dal 12 giugno 2008 ad oggi ha totalizzato 1.861.764 visualizzazioni. Ci avviciniamo ai 2 milioni di visualizzazioni. Grazie a chi ci segue da ben 14 anni.